La priorità credo che sia iniziare a pensare l'Abruzzo come una cosa unica, un Abruzzo forte, una regione unica e forse anche un gestore unico. Ci sono diverse criticità nella nostra regione, il tema fondamentale è quello della dispersione, dispersione di acqua, dispersione di energia, come l'ho chiamata io, e dispersione di risorse umane. Il minimo comune denominatore è il fatto che se si unissero le forze tanti problemi si risolverebbero. Penso alla dispersione idrica, pensare di, come ha detto il presidente di Sasi, mettere in rete le reti. Lui lo ha pensato per la Sasi, io mi sento di rilanciare e mettere in rete tutte le reti d'Abruzzo in una sorta di sistema mutualistico che permetta, quando serve, a tutta la gestione abruzzese di andare in soccorso di un singolo territorio e quindi non lasciarlo a compartimenti stagni. C'è un problema di dispersione di risorse umane, cioè quello a cui si accennava prima, una sorta di difficoltà di coordinamento tra i sei gestori e di coordinamento tra i sei gestori e l'ERSI. Devo dire che questa cosa sta migliorando proprio perché tutti e sei i gestori sono favorevoli alla centrale unica di committenza. C'erano inizialmente delle piccole resistenze, ma è evidente che unire le forze rispetto ai loro fornitori, dunque ai fornitori dei gestori, rappresenterebbe un modo straordinario di risparmio della spesa, e se i gestori risparmiano la spesa, risparmiano sui costi, evidentemente a cascata anche i cittadini risparmiano sulla bolletta. C'è un tema poi di dispersione di energia, e c'è appunto questo, diciamo così, questo incremento straordinario del costo dell'energia che può essere risolto in questo modo, cioè con la centrale unica di committenza. L'ultima dispersione è di forze, nel senso che ci sono alcuni gestori che sono sostanzialmente sotto organico, altri gestori che forse sono sovra organico, per cui anche riequilibrare la forza lavoro, le risorse umane di tutti questi gestori potrebbe essere utile. E abbiamo accertato in commissione che questa sorta di dispersione idrica si compone di due componenti, cioè quella proprio delle reti colabrodo, dunque la perdita di acqua nel terreno, e poi il non fatturato. Riorganizzando il tutto, dunque facendo tutti i lavori che il PNRR ci consente di fare con milioni e milioni di euro, e dunque riparando le reti, digitalizzando le reti, fatturando quello che non è fatturato e dunque disperdendo meno di quanto ci ha detto l'Istat che disperdiamo punte fino al 70% nella nostra regione, purtroppo nella città di Chieti, potremmo servire un altro milione di persone, dunque un altro Abruzzo.